Intanto la Regione sta puntando moltissimo sull'arte e sull'arte contemporanea, ritenendo la cultura non soltanto un investimento importante in sé, per quello che significa per la propria comunità, per quello che significa per la crescita del territorio, ma anche un investimento in marketing territoriale. Ci piace che si parli della Puglia per l'arte e del talento dei grandissimi di Puglia. E Pino Pascali è tra questi. Spesso conosciuto all'estero, forse più di quanto non sia conosciuto in Italia, perché ci ha permesso questa occasione di mettere insieme tutte le nostre fondazioni partecipate, e lo abbiamo fatto insieme al direttore Aldo Patruno, che ringrazio per tutte le attività che svolge costantemente a sostegno della Regione, ci ha permesso di mettere insieme tutte le partecipate in un calendario di eventi attraverso il quale il cinema, la danza, la musica, il teatro animeranno e abiteranno questo palazzo e Venezia. È un po' come se la Puglia entrasse dentro Venezia proprio attraverso il talento dei suoi artisti. Questa è Casa Puglia. Perché l'abbiamo chiamata Casa Puglia e perché siamo qui nel chilometro dell'arte contemporanea? Perché noi abbiamo davvero tanti grandi contemporanei che ancora sono poco valorizzati. E riteniamo che essere qui a Venezia, in un centro che diventa centro del mondo, in questa occasione, sia fondamentale per noi,